Oggi giornata di martedì, giornata di Marte, giornata di azione, giornata di coraggio, all'occorrenza anche di combattività. Ma una giornata particolarmente importante per i segni di terra. Vediamo fra un po' perché. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, martedì 10 maggio 2022. Iniziamo dal passionale e coraggioso Ariete, una giornata tutto sommato con un umore più in linea con le situazioni della quotidianità, quindi tutto sommato non che tu non sia combattivo come del consueto, ma come se ci fosse necessità di avere un rapporto emotivamente più oculato con le situazioni che ti si presentano. Evoluzione astrale molto importante per quanto riguarda la tua concentrazione, un Mercurio comunque a te positivo per quanto riguarda gli ambiti professionali ma anche ambiti privati, e quindi la necessità in un certo senso di focalizzare la tua attenzione non soltanto su quelle situazioni che sono importanti ma anche su situazioni che sono state importanti, quindi una sorta di tendenza a voler fare il punto della situazione anche su situazioni che pensavi che fossero già archiviate, quindi un'energia un po' particolare. Ottima la vita sentimentale, con questa Venere costantemente tua alleata, soprattutto se appartiene alla prima e anche alla seconda decade, quindi una volta di più, sia nei rapporti che sta già vivendo con un eventuale partner, ma anche la possibilità di instaurare con partner nuovi, grande colore di intensità, grande passione, grande coinvolgimento e la capacità di vivere con schiettezza, con semplicità, con spontaneità, con una sorta di aria nuova, appunto anche le relazioni nuove o le relazioni già in essere, con una sorta di quasi voler sembrare delle situazioni nuove, quindi un'energia molto fresca, molto intensa, che colora questi aspetti della tua vita sentimentale. Capacità d'azione per quanto riguarda i nati della seconda decade è sempre molto ottimizzata, la capacità una volta tanto di superare quello che è il tuo punto di vista, perché normalmente in un certo senso quando agisci viene prima quello che è il tuo, non dico interesse, ma quello che è la tua prospettiva, invece continui ad avere, se appartiene alla seconda decade, la capacità di armonizzarti un po' più del consueto con quelle che sono anche le esigenze di chi ti è vicino. Quindi una giornata nell'insieme di buon equilibrio e anche di saper incanalare quelle che sono le tue energie. Forma generale comunque positiva se appartieni alla seconda decade, grazie all'influsso del sole che ti consente anche di sentirti maggiormente stabile e non soltanto proteso in avanti verso le altre situazioni, i nuovi input che ti arrivano. Per il concreto più che mai coerente Toro, una giornata nell'insieme molto positiva, con la capacità sia a livello mentale che a livello emotivo di allinearti su tutto ciò che è veramente importante per te e funzionale a quelli che sono i tuoi obiettivi. Dal punto di vista mentale questo potrebbe in un certo senso anche entrare in una sorta di leggero attrito con quello che è il tuo lato più emotivo, che proprio oggi, grazie alla luna decisamente favorevole, ti consente di non voler prendere dei rischi, di non voler andare al di là di quelli che sono i tuoi mezzi. Mentalmente questa energia di Mercurio oggi, seppur positiva, è come se ti portasse in un certo senso a voler rivalutare tutta una serie di situazioni che pensavi di aver già buttato alle spalle, quindi una sorta di ritorno su certi punti importanti che emotivamente tutto sommato ti stai anche chiedendo se è veramente il caso di voler riaffrontare. Quindi un'energia un po' particolare che può investire soprattutto la tua vita, la tua vita professionale, ma anche più in generale sia la vita privata ma anche sentimentale. Vita sentimentale che comunque evolve in una maniera molto intensa, molto accesa, soprattutto se appartiene alla prima decade, con questa Venere che riesce a colorare di tinte molto forti, molto infuocate, molto appassionate, molto coinvolgenti il rapporto che stai già vivendo, o la possibilità di instaurare un rapporto con qualcuno che è nelle tue mire in maniera così con una partenza al fulmicotone, così molto intensa, molto molto forte, quindi comunque un'energia molto in movimento, anche se appunto
appunto emotivamente oggi saresti quasi quasi portata e portato a smorzare certi toni eccessivi. Arrivati alla seconda decade, continua questa capacità comunque di muoverti in maniera armonica, in maniera armoniosa rispetto a quello che è l'energia tutta attorno a te, quindi comunque la capacità di armonizzarti rispetto alle situazioni che ti circondano. Per il frizzante curioso Gemelli, una giornata che evolve in maniera un po' particolare, un'emotività non proprio al top, con questa luna quanto dissonante, soprattutto se appartiene la prima e la seconda decade, che potrebbe alterare significativamente il tuo umore e renderti un po' così puntiglioso e puntigliosa su alcune situazioni, sia in ambiti privati sia in ambito professionale, quindi una tendenza così a incastrarti su certi punti senza quasi renderti conto che fai fatica ad uscirne. Buona la forma generale, se appartiene alla seconda decade, con questo sole costantemente propizio, e energia molto particolare anche per te per quanto riguarda questa evoluzione astrale del tuo alleato e tuo governatore Mercurio, che da oggi appunto nel suo moto apparente attorno al Sole, attorno alla Terra, risulta appunto in posizione di retrogradazione cosiddetta, quindi in un certo senso è come se energeticamente delle situazioni pur positive subissero una sorta di rallentamento, una sorta di déjà vu, una sorta di necessità di ritorno, di rianalisi di tutto ciò che seppur abilmente hai saputo e tuttora riesci ad analizzare con molta accortezza. Quindi un'energia in cui se anche hai da instaurare dei rapporti, delle rapportualità, soprattutto appunto a livello professionale, anche di contrattualità, è necessario che tu faccia una sorta di punto adeguato della situazione, appunto perché non tutto seguirà quel ritmo, quel andamento che potresti aspettarti. Appunto, pur alleato, questo Mercurio potrebbe giocarti per qualche settimana qualche possibile, se non disguido, qualche sorta di ritardo. Molta intensità per quanto riguarda la vita sentimentale, con questa Venere costantemente tua propizia, tua alleata, se appartiene alla prima e alla seconda decade, quindi uno spostamento tutto sommato della tua attenzione sui lati anche più vissuti, più intensi, non soltanto tutto sommato cerebrali, se vogliamo, della vita sentimentale, ma proprio la possibilità e la capacità di tuffartici con maggior coinvolgimento, sia che tu stia già vivendo un rapporto in essere, sia che tu desideri appunto instaurare un nuovo rapporto con qualcuno magari che nelle tue mire, che può partire con molta semplicità, con molta schiettezza e con molta appunto intensità. Buona la capacità d'azione se appartiene alla prima decade, per i nati la seconda, ancora questa necessità di ponderare un attimino le possibili scelte, le mosse da fare con questo Marte, che appunto potrebbe portarti un po' fuori da quel seminato che ti aspetteresti di trovare di fronte a te. Per l'emotivo e profondo Cancro, una giornata che evolve in maniera abbastanza lineare, tutto sommato, alcune energie non troppo positive, ma almeno la luna tua favorevole, tua alleata, ti consente così di viaggiare su un binario di fruguette ordinarietà, di tranquillità, di situazioni che evolvono in maniera tranquilla e che quindi ti consentono di sentirti in equilibrio, senza alti e bassi, senza degli squilibri eccessivi, nonostante appunto ci siano altre energie astrali che contribuirebbero invece così a creare una sorta di mare mosso, per così dire. Analogamente il sole favorevole, soprattutto se appartiene alla seconda decade, una volta di più ti consente di sentirti stabile nella posizione in cui ti trovi e avere dei punti di riferimento, dei punti di certezza, cosa che te fa stare molto bene, ti consente appunto di evolvere nell'arco della giornata con una sorta di maggior tranquillità. Anche la tua capacità d'azione, per quanto riguarda, soprattutto se appartiene alla seconda decade, continua a essere molto coerente, molto in linea, non soltanto con quelle che sono le tue necessità, ma anche con quelle di chi ti è vicino. Viceversa, dal punto di vista della vita sentimentale, questo passaggio di Venere, soprattutto se appartiene alla prima decade, potrebbe ancora farsi sentire, quindi alterare quegli equilibri a cui tieni e quindi indurti a assumere degli atteggiamenti sia nei confronti di chi ti ama sia nei confronti di qualcuno che vorrebbe avvicinarsi a te, con una modalità che rischia di essere così controproducente per l'equilibrio del rapporto, una cosa temporanea però che appunto potrebbe alterare questi equilibri a cui tieni nell'ambito più privato della tua vita.
Per il maestoso e intenso leone, una giornata nell'insieme che fluisce con una sorta di quiete, un flusso lunare che ti porta a soffermarti su certi aspetti della quotidianità che magari normalmente non consideri e che magari potresti anche apprezzare, quindi non sono tutte queste situazioni così importanti a catalizzare la tua attenzione nella giornata, ma anche le piccole cose, perché no, che possono comunque fungere da elementi importanti nella tua giornata. Forma generale in graduale ripresa, se partì nella prima decade, viceversa il sole non troppo favorevole potrebbe farsi sentire ancora se appartiene alla seconda, quindi smorzando quella tua carica e facendoti assumere così un atteggiamento un po', non dico rinunciatario, però un po' più quieto, un po' meno motivato del consueto. Grande intensità per quanto riguarda la vita sentimentale, con questa Venere costantemente tua alleata, se appartieni alla prima decade, quindi colori e tinte più intensi che mai, che illuminano e colorano appunto la tua vita sentimentale già in essere, o la possibilità con molta semplicità, molta gaiezza, molta freschezza di instaurare dei rapporti che nascono così in maniera quasi spontanea, con molta appunto semplicità. Per quanto riguarda la tua concentrazione, soprattutto in ambiti professionali ma anche privati, il Mercurio è ancora favorevole, è un'energia in questo caso un po' particolare che ti porta sì ad avere una buona concentrazione, ma in un certo senso a riversarla in una direzione che non è quella necessariamente che ti attendevi, quindi in un certo senso una sorta di rallentamento, una necessità di maggiore attenzione anche a degli elementi, a delle situazioni, a dei progetti che ritenevi non necessitassero più la tua attenzione, quindi una sorta di guardarti alle spalle per rifocalizzare l'attenzione su alcuni aspetti importanti da non trascurare, quindi appunto un'energia un po' particolare per tutti, anche per te, che si rivolge in questo tipo di necessità, soprattutto appunto in ambito professionale, ma un po' in generale per quanto riguarda la tua concentrazione in tutti gli ambiti della tua vita, della tua esistenza. Per la metodica e razionale Vergine, una giornata che emotivamente fluisce in maniera molto tranquilla, molto serena, la luna tua alleata soprattutto se appartiene alla prima e seconda decade, assieme al sole propizio se appartiene alla seconda, ti consente comunque di trovare una buona stabilità, un buon equilibrio in quegli ambiti in cui ti trovi a vivere, trovi a sviluppare le tue situazioni di vita. In ambito professionale questo buon equilibrio, questa tranquillità potrebbe in parte venire alterata da questo Mercurio, soprattutto se appartiene alla prima decade, non troppo favorevole, oggi più che mai, che ti induce alla necessità di come dire, ritornare su delle cose già un po' problematiche vissute nei giorni scorsi, che è come se avessero la tendenza, se appartiene alla prima decade, a ritrascinarsi e avere la necessità di quasi quasi riaffaticarti un pochino per essere chiarite, per essere metabolizzate proprio a livello mentale, quindi un Mercurio non troppo favorevole che per qualche giorno potrebbe un po' rallentare quello che è l'andamento soprattutto della tua vita professionale e anche privata, se magari ti dedichi a delle situazioni che necessiterebbero la tua massima attenzione, la tua concentrazione per portare avanti dei progetti anziché per guardare ciò che è stato fatto di positivo o di necessitante di aggiustamento. Energia sempre molto intensa per quanto riguarda gli ambiti della vita sentimentale, che una volta di più sta a te come dire, scegliere se incorporare nel tuo percorso di vita questa energia molto intensa, che magari potrebbe essere tutto sommato un po' diversa da quell'andamento a cui normalmente sei abituata e abituato. Buona capacità d'azione per quanto riguarda i nati la prima decade, quindi una sorta di ritorno a un buon equilibrio, viceversa per i nati la seconda, questo Marte ancora influenza questa tua gestualità, questa tua capacità di muoverti, inducendoti a una necessaria ponderazione, cosa che per te comunque è facile, prima di fare delle scelte che magari non sono proprio quelle che ti aspetteresti. Per la creativa e anche comunicativa Bilancia, una giornata decisamente positiva, con delle situazioni che possono essere da te valutate a livello emotivo nella loro importanza nell'ambito della quotidianità, cose che sono apparentemente semplici ma che nell'ambito di oggi risultano comunque appaganti, risultano come dire riempitive per quanto riguarda la tua vita della giornata di oggi a livello emotivo. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, l'aspetto professionale, anche per te questo Mercurio, seppur positivo soprattutto se partire nella prima decade, ti richiede una volta di più di
porre una certa attenzione a certi aspetti di una progettualità, di aspetti che hanno coinvolto la tua attenzione, rivolto su ciò che è già stato fatto, ciò che pensavi e credevi che fosse già stato superato, archiviato, quindi una sorta di déjà vu, una sorta di run 3 di certe situazioni che, seppur positivamente impostate, tu storia riesci a impostarle positivamente, necessitano appunto di una tua attenzione. Questa particolare energia di Mercurio potrebbe farsi sentire con una sorta così di andamento non così rapido, non con quel ritmo che ti saresti aspettato, cui ti eri abituato in questi ultimissimi giorni. Per quanto riguarda la forma generale, un equilibrio medio. Per quanto riguarda la vita sentimentale, ancora questa energia un po' particolare, soprattutto se appartiene alla prima decade di Venere, potrebbe così essere portatrice di una serie di energie, di andamenti, sia nell'ambito della vita sentimentale vissuta, sia nella possibilità di instaurare dei nuovi rapporti, così molto intenso, molto movimentato, molto tutto sommato al di fuori di quei canoni a cui sei abituato, e quindi con necessità così di focalizzare bene l'attenzione prima di decidere se tuffarti in queste situazioni che veramente ti si presentano in maniera molto inaspettata. Quindi una vita sentimentale un po' movimentata al di là di quelle che potrebbero essere i tuoi desideri e le tue aspettative. Per l'inconscio e intuitivo Scorpione, una giornata che evolve in maniera tutto sommato un po' più normale del consueto, situazioni che ti inducono a soffermare la tua attenzione sulle piccole cose della quotidianità, un'emotività stabile, un'emotività che ti porta a non discostarti da tutto ciò che potrebbe comportare eccessivi rischi, quindi una sorta di andamento lineare, un andamento su binari ben prestabiliti che emotivamente tutto sommato può anche essere gradevole per te. Forma generale in graduale ripresa, se appartiene alla prima decade, con questo sole che pian pianino si allontana dalla posizione difficile, viceversa per i nati la seconda il sole potrebbe ancora farsi sentire, quindi smorzare questo tuo buon tono energetico, questa tua combattività che invece appunto potrebbe risultare un po' sottotono. Per quanto riguarda la combattività e la capacità di metterti in gioco in maniera molto intensa, anche in ambito sentimentale c'è molta energia in campo, molta intensità, molto colore, molta passione che sta a te decidere appunto se è un tipo di energia da far parte, quindi alimentare e dargli un corso, oppure come dire vedere un po' se effettivamente sono queste le situazioni, sia in ambito di vita sentimentale già in essere, sia nella possibilità di vivere nuovi rapporti, se effettivamente ha un senso seguire questo tipo di energia, alimentare questo tipo di intensità che ti si presenta, considerati questi influssi astrali molto importanti, soprattutto di Venere. Per quanto riguarda la tua capacità d'azione, sia nel privato che in ambito professionale, sempre ottimo questo influsso di Marte che ti consente veramente di operare, agire e gesticolare, fra virgolette, nella maniera più opportuna possibile, anche senza necessità di troppi pensieri, troppi quesiti. Hai la capacità veramente intuitivamente di allinearti con quelle che sono le energie in campo, facendo le scelte più corrette sia per te sia per coloro che ti sono vicini. Per l'avventuroso e ottimista Sagittario, una giornata che evolve in maniera un po' altalenante, un umore non proprio al top, considerato questa luna non troppo favorevole, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade, potrebbe indurti a focalizzare l'attenzione anche a livello emotivo su certe situazioni che non ti portano su quell'equilibrio a cui ambiresti, quindi anche emotivamente, oltre che mentalmente, fatichi un po' a essere centrato e centrato quanto vorresti, soprattutto se appartieni alla prima decade, anche Mercurio non troppo favorevole, oggi ancora più del consueto, ti porta a una sorta di rallentamento, di dispersività anche su situazioni che veramente ti si presentano nonostante tu avessi pensato che non dovessero più presentarsi, quindi una sorta di, anche per te, di déjà vu, di necessità di far fronte a delle situazioni non dico inaspettate, ma comunque sicuramente necessitanti di un certo tipo di attenzione da parte tua che non è detto che riesci a dedicartici adeguatamente. Quindi una concentrazione di energia mentale un po' così problematica, soprattutto se appartiene alla prima decade.
decade, una cosa che si protrarrà per qualche giorno, anche qualche settimana, anche per i nati le altre due decadi, con questo Mercurio appunto non troppo favorevole. Ben migliore la vita sentimentale con questo recente arrivo di Venere, che soprattutto se appartiene alla prima decade, colore di tinte intense, appassionate, coinvolgenti, sia il rapporto già in essere, se stai vivendo una relazione così più datata, o la possibilità, se lo desideri, di instaurare dei nuovi rapporti all'insegna di una spontaneità, di una schiettezza, di una semplicità, di un coinvolgimento veramente molto forte, soprattutto appunto se appartiene alla prima decade. Nuovo rinnovo equilibrio per quanto riguarda la prima decade, per quanto riguarda la tua capacità d'azione. Viceversa, Marte è ancora poco favorevole, soprattutto se appartiene alla seconda, ti suggerisce ancora di valutare attentamente le mosse che sei intenzionata a fare in ambito privato, in ambito professionale, per trovarti effettivamente dove ti aspetteresti di trovarti, e non su binari in posizioni diverse. Per il pragmatico e razionale Capricorno, una giornata nell'insieme positiva, una luna decisamente favorevole, ti consente veramente di focalizzare l'attenzione anche emotivamente su certi punti importanti, su situazioni che ti stanno a cuore, che veramente fungono da riferimento nella tua giornata. Per i nati la seconda, anche il sole è decisamente favorevole, una volta di più, oltre che la luna, ti consente veramente di fissare dei punti fermi importanti nella vita privata come nella vita professionale, e sentirti più che mai stabile, centrato e centrata sulla tua posizione. Quindi è una giornata veramente che viene da te affrontata con una sorta di base solida di partenza che non può che farti piacere. Questo riesce a compensare in parte altre energie meno favorevoli, soprattutto in ambito sentimentale, se appartiene alla prima decade, con questa Venere che continua a essere non troppo propizia, quindi ad alterare questo equilibrio generale che un po' investe gli altri aspetti della tua vita, mentre appunto in ambito sentimentale c'è questa sorta di energia un po' dirompente, sia nell'ambito di un vissuto, di una relazione già in essere, sia nella possibilità di instaurare nuovi rapporti che così rischierebbero di evolvere in maniera così un po' troppo movimentata per i tuoi gusti. Ottima sempre la capacità d'azione per i nati della seconda decade, questo Marte che ti consente sia in ambito privato che professionale di entrare in sintonia, entrare in armonia con quelle che sono le energie in campo, e quindi fare le scelte più oculate, fare le scelte più corrette, che poi diventano anche comunque positive per i tuoi obiettivi. Quindi una grande capacità di affinarti a quelle che sono le energie in campo. Per l'anticonformista e creativo acquario, una giornata tutto sommato che parte all'insegna delle situazioni molto comuni, molto normali, un'emotività stabile, una giornata che emotivamente non ha né alti né bassi, così scorre via molto, in maniera molto tranquilla, molto serena. Forma generale in graduale ripresa per i nati la prima, mentre per i nati la seconda questo sole potrebbe ancora così smorzare il livello energetico e non farti sentire così carico quanto desidererai. Per i nati la prima, Mercurio ancora positivo, soprattutto in ambito professionale ma anche nel privato, ha la necessità o ti induce a sentire la necessità di fare una sorta di riassunto delle puntate precedenti. C'è quindi una sorta di necessità, seppur nella sua positività, di guardarti indietro e quindi fare una sorta di punto della situazione, di ciò che è stato fatto, e di capire nell'attualità se tutto ciò che è stato fatto, valutato, pensato ha effettivamente ragione di continuare ad esistere, e quindi una sorta di necessità di rallentare il ritmo rispetto a quello che avevi fatto nell'ultimo periodo. Quindi appunto un'energia un po' particolare di Mercurio che per te potrebbe essere meno fastidiosa rispetto ad altri segni, come abbiamo visto, che invece ne risentono in maniera più intensa, più forte. Intensità appunto anche nella vita sentimentale, soprattutto se appartiene alla prima decade, con questa Venere decisamente propizia che ti consente, nell'ambito di rapporti già in essere ma anche in nuove relazioni se lo desideri, di apportare veramente una ventata d'aria nuova, una ventata di grande passione, di grande schiettezza, di grande sincerità, di grande trasporto di colori intensi. Quindi una
una ventata di aria veramente nuova che non può che alimentare positivamente e farti molto piacere in questo ambito di vita privata. Per quanto riguarda la tua capacità di interagire con le situazioni esterne, sempre ottimale grazie a questo Marte favorevole, se appartiene alla seconda decade, e quindi la capacità di entrare in sintonia con il clima circostante, sempre con molta capacità e con molta intuitività rispetto a quelle che sono le esigenze, non soltanto tuo personale, ma anche di chi ti è vicino. Concludiamo con il fantasioso inconscio Pesci, una giornata che evolve in maniera un po' altalenante, un umore un po' in ribasso, con questa luna particolarmente sentita se appartiene alla prima e alla seconda decade non troppo favorevole, che potrebbe indurti a così essere un po' fastidioso, un po' fastidioso, soprattutto per questioni anche non troppo significative. Anche mentalmente questo Mercurio, una volta di più, se appartiene alla prima decade già non troppo favorevole, potrebbe ulteriormente indurti ad inciamparti su situazioni che magari non avresti mai neanche voluto più affrontare, quindi soprattutto in ambito professionale ma anche nel privato. Una concentrazione un po' difficoltosa, una sorta di rallentamento in quello che è la rapportualità, la concettualità, la concentrazione e la modalità di portare avanti questi rapporti. Così non è proprio un periodo eclatante in questo ambito, soprattutto se appartiene alla prima decade. Viceversa, energie nuove in ambito sentimentale, la capacità di instaurare rapporti all'insegna di una schiettezza, di una spontaneità, di un trasporto che va al di là anche di quello che normalmente si è abituato. La capacità di vivere dei rapporti veramente con un'intensità e un coinvolgimento superiore rispetto al consueto. Per i nati la seconda decade, nonostante appunto questa concentrazione che riguarda più soprattutto i nati la prima un po' in ribasso, per i nati la seconda aiuta Marte alleato a fare scelte giuste, a fare scelte corrette, a integrarsi in quello che sono i circuiti in ambito professionale, in ambito anche privato, di persone che si aspettano in un certo senso da te determinati gesti, determinate azioni, tu sei in grado veramente, anche senza chiedere nulla, di fare esattamente ciò che gli altri si aspettano da te. Ne sei felice te e ne sono felici loro. Quindi comunque almeno da quest'ambito qui ne esce comunque una sorta di equilibrio, un appagamento per quanto ti riguarda. Anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me su Astrolove, ti do appuntamento a domani per il consueto oroscopo giornaliero. Se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un like, se vuoi metterci dei commenti saranno ben graditi e ovviamente ti risponderò, e se vuoi attivare la campanella per le notifiche e soprattutto se vuoi iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento. Grazie ancora e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!